Ciao a tutti, eccomi qui per un altro video. È un video acquisti fatti sul sito dungeons10.it. Questo sito qui ha anche un negozio fisico a Lucca. Sarei voluta andare quando sono andata a Lucca nel 2019, perché mi ispirava, però per mancanza di tempo e per soprattutto mancanza di organizzazione in quella giorno e mezzo che sono stata a Lucca, non ci sono andata e quindi spero che quest'estate di farmi 2 o 3 giorni a Lucca per riuscire a vedere meglio le cose, quindi il posto. Non mi sono ancora organizzata per il semplice fatto cosa combinerò quest'estate, per il semplice fatto che c'è ancora il Covid-19 e sinceramente non ho la più pallida idea cosa succederà, se si potrà viaggiare tra le regioni, e quindi non ho tra virgolette ancora capito sul da farsi. Ho già prenotato 2 o 3 giorni in un altro posto, però come già detto non ho la certezza matematica che si potrà viaggiare fra regioni. Il concerto che avevo a marzo di Avril Lavigne è stato spostato per motivi di Covid-19, quindi non andrò momentaneamente a marzo a Padova, quindi vediamo a luglio ad agosto cosa succede. Ma passiamo subito. Mi è arrivato l'ultimo pacchettino che dell'ordine che ho fatto da Amazon. L'ho già aperto e mi è arrivato, come ho già detto, l'ultima espansione di Yemus che si gioca col stat base del gioco. Questo qui l'ho usato al primo dell'anno, se non vado errato, con i miei fratelli. E l'ho usato solo una volta. Poi passiamo giochi che ho preso allo store di Dungeons 10 online. Fatto un pacchettamento tra virgolette, fatto molto bene. Quanto mi hanno messo questi qui che servono a proteggere i giochi, quindi abbiamo questo qui poi c'è la fattura di quello che ho speso sui 46 euro più 46,85 con 2,90 per le spese di spedizione. Allora, non ho preso tantissimo, ho preso Similo i Miti che avevo già preso, Similo, Fiabe. Ho preso anche Similo, Storia, che mi intrigava molto e quindi l'ho preso per fare, tra virgolette, avere tutte e 3 le versioni. Non credo che si debba, tra virgolette, fare tutto mischiato. Io ho visto usare Similo i Miti su internet e mi ispirava tantissimo. È un gioco di collaborazione tra due personaggi e uno dei due personaggi, dei due giocatori, deve far indovinare il personaggio misterioso attraverso, per dire se ci sono, come posso dire? Se girando la carta tra quelle è un po' complicato da spiegarvelo perché l'ho visto una volta, ma comunque il video del gioco, tra virgolette, vi metterò anche il link dove ho visto il gioco, dove viene spiegato il gioco stesso. Mi è piaciuto tantissimo in quanto i due giocatori come carte sono, visto che erano fatto molto bene, ha chiuso e ne apriamo uno e ve lo faccio vedere.
poche parole, uno dei due giocatori si gioca massimo in due, deve fare indovinare all'altro il personaggio misterioso attraverso 12 carte che saranno piazzate sul tavolo e lui ha in mano 5 carte. Con quelle 5 carte, se le mette in orizzontale, la carta scoperta non ha nulla a che fare con il personaggio. Se lo metto in verticale, la carta scoperta ha una similitudine con il personaggio in questione. È molto bello e a me personalmente, come posso dire, piaceva, mi è piaciuto. Tantissime, qui comunque ci sono le spiegazioni del gioco. Vi metterò tra virgolette anche il video dove si può tra virgolette vi spiegherà meglio il gioco. Poi ho preso anche Ramen Fury che mi ispirava più per la copertina. Adesso vedremo se riuscirò a capirci qualcosa. Un altro gioco che mi ispirava perché mi piace molto in Giappone è Ramen Inc. Sia di questo che di questo non ho ancora visto nessun video, quindi sono andata tra virgolette alla cieca del gioco e sarei curiosa di vedere come sia. Poi ho preso, posso dire, questa box qui perché vorrei metterci l'espansione di Bianca. L'ho pagata 2 euro, non tantissimo. L'espansione di ma che si chiama? Exploding Kitten. In quanto sia una scatola grande, però ho paura che le carte mi si volino in giro da qualche parte, quindi metterò l'espansione qui dentro. Comunque terrò la scatola e metterò l'espansione qui dentro, così non perderò le carte in giro per la scatola. Qui. Comunque ci metterò, scriverò che tipo di carte sono. Ho preso questo qui, poi per il resto è tutto. Alla prossima, ciao.